molti anni fa non esisteva tante comunità. Io a quell'età, volevo dire, da Perugia qui, mi portavano a San Marco molte volte i miei poveri genitori, perché noi altri eravamo di una famiglia povera. Che quando io andavo dalla mia nonna ero tanto contento, perché andavamo pian piano a piedi. Andavamo a dormire sul materasso riempito dei fogli, perché c'erano le buche così. Di quei tempi era la povertà, proprio povertà, ma però c'era una ricchezza, la ricchezza della salute, e che quelle 24 ore che si passava li passammo come Dio voleva. C'era un pezzo di pane, non tanto di più. Qualcos'altro, quando capitava un bel piatto di fagioli, lo mangiavi come meglio che le paste alla crema di oggigiorno. E io mi ricordo, allora, volevo dire, quando mi portavano laggiù dalla mia nonna tutto contento, perché sotto al letto c'era una stratata di castagne, una stratata di cipolle, una stratata di quello, e c'era l'uva piccata e ste cosette le più naturali che possano essere su sto mondo. E gli occhi erano meraviglia. E la nonna dava tutto quello che volevo, e mi piaceva la castagna, e mi piaceva quello. Tutto era buono, era una cosa molto povera, molto naturale, ma tanta ricca, perché era veramente naturale, era veramente quello che Dio mandava. Dormivo nel materasso con le foglie di gran turco. Stavo bene, sì. C'era un po' di rumore il gran turco, finché non ti addormentavi il gran turco faceva ma la salute era tanta e stavi tanto bene, non c'era tutta sta paura che esisteva adesso. Ecco, questo è il fatto del materasso. Ci ho voluto estendere due paroline perché c'ha il suo significato. Me sa di sì.